Benvenuti a questo appuntamento settimanale con DRPC Informa, il magazine video realizzato dalla Unità Operativa 45 Comunicazione del Dipartimento Regionale di Protezione Civile. Vediamo il sommario. Continuano le attività di protezione civile in provincia di Messina. Primo premio al comune di Piedimonte Etneo al concorso nazionale Restare in Piedi. Sono al termine i lavori di bonifica delle baraccopoli di Menfi in provincia di Agrigento. Le attività di protezione civile a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina non hanno sosta anche in fase di quiete. Il servizio è di Giuseppe Lioti. Archiviata con esito positivo l'esercitazione Longano 2007, a Barcellona Pozzo di Gotto continua la collaborazione tra le istituzioni e dei volontari di protezione civile del Club Radio CB. L'intento comune è quello di reperire dei locali da destinare a nuova sede operativa in sostituzione di quelli attualmente occupati, non idonei a poter garantire l'avvio di corsi di formazione ed aggiornamento per gli stessi volontari e gestire le varie attività sia in fase ordinaria che in emergenza. È stata fatta nel nostro comune questa iniziativa di esercitazione di protezione civile che quest'anno ha avuto un significato particolare perché era riferito a questi gravi episodi di incendi dolosi che si sono verificati e quindi c'è stato modo di mettere in campo la capacità professionale di questi nostri volontari. Abbiamo apprezzato molto il comportamento dei volontari del Club Radio CB, i quali con grande impegno e con grande capacità si attivano nella nostra città in tutti i casi di interventi per protezione civile e si attivano da molto tempo. Il piccolo comune di Piedimonte Etneo, in provincia di Catania, alle falde del Monte Etna, con il suo piano di protezione civile, si è aggiudicato il primo premio al concorso nazionale Restare in Piedi. Il servizio è di Gaetano Russo. Primi in Italia nel campo della prevenzione del rischio sismico. Il comune di Piedimonte Etneo, piccolo centro alle falde dell'Etna, grazie al piano di emergenza elaborato dalla Protezione Civile Siciliana, ha vinto il concorso nazionale Restare in Piedi, organizzato da Lega Ambiente e dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, classificandosi primo tra i centri con meno di 5.000 abitanti. Il piano, si legge nella motivazione del premio, è il migliore tra i piani in concorso nella presente categoria per la buona organizzazione complessiva del piano stesso, sia nella parte generale, in cui si dimostra una conoscenza approfondita del territorio, sia nell'individuazione degli obiettivi da perseguire in caso di emergenza, che nella realizzazione di un modello di intervento semplice e fruibile. Questo piano, per la sua semplicità, per quello che coinvolge, per quello che rappresenta, vuole essere uno strumento a difesa della popolazione nell'eventualità di calamità di cui il nostro territorio a volte è ricco. Attraverso l'utilizzo delle matrici di vulnerabilità di danno che classificano gli edifici da edifici molto vulnerabili a edifici poco vulnerabili, possiamo sapere quanti sono gli edifici crollati, gli edifici inagibili, gli edifici danneggiati e gli edifici che rimangono intatti. La gestione delle immagini mediante personal computer ha raggiunto una notevole diffusione grazie alle possibilità offerte dai potenti programmi. Presso la sede del Dipartimento regionale della Protezione Civile a Palermo sono ripresi corsi di formazione che vedono impegnato il personale nello studio delle applicazioni delle più recenti tecnologie di ripresa digitale. Al corso, organizzato della durata di 30 ore, partecipano 18 dipendenti del Dipartimento, quasi tutti impegnati in attività di comunicazione per conto dell'amministrazione. Dopo più di 40 anni dal sisma che sconvolse la Valle del Belice, stanno giungendo a termine i lavori di demolizione delle baraccopoli e riqualificazione ambientale delle aree che per anni hanno accolto le famiglie colpite dal terremoto. Il servizio è di Maria Pia Valenti. Sono in corso di completamento i lavori di bonifica e riqualificazione ambientale delle baraccopoli di Menfi, dove per quasi 40 anni hanno vissuto numerose famiglie vittime del terremoto del 68. Un lavoro particolare e di notevole importanza sotto il profilo anche del risanamento ambientale dovuto alle problematiche amianto, tanto discusse e temute ai giorni nostri.
La nostra attività è nata nel 2003 a seguito di riunioni organizzate dalla Presidenza della Regione, dal Divertimento, con tutti i comuni della Valle del Belice per eliminare finalmente il problema della presenza di queste baracche nel territorio. E, infatti il nostro intervento, oltre a realizzarsi in Menfi, si è realizzato in Santa Margherita Belice, dove vi anticipo i lavori sono stati ultimati proprio in questi giorni. Anche qui siamo in avanzata fase di esecuzione, contiamo di terminare i lavori entro 40-50 giorni al massimo e possiamo dire con veramente orgoglio di aver portato avanti una dismissione difficile per le normative che, restrittive che giustamente impongono e danno delle garanzie di tutela sia ai lavoratori che ai cittadini e anche a noi operatori del settore come direzione lavori, come responsabili che dobbiamo verificare che tutto venga fatto come è stato fatto a norma di legge. Un grave lutto ha colpito l'ideatore responsabile del DRPC Informa, Giampiero Liubizzi. La redazione del video magazine e i dipendenti del Dipartimento regionale di protezione civile sono vicini all'amico Giampiero per la scomparsa del padre Francesco Liubizzi. E si conclude qui il magazine video di informazione di RPC Informa. Vi ricordiamo che i servizi sono visionabili alla pagina del sito, dove troverete anche gli orari di diffusione del notiziario che va in onda sulle emittenti del circuito di informazione del nostro Dipartimento. Arrivederci.